Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Katia. Come vedete dall'immagine, oggi andrò a preparare delle melanzane barchetta. Come ben sapete, le melanzane barchetta si possono preparare in tantissimi modi. Io oggi vi voglio far vedere una variante davvero molto semplice con pochissimi ingredienti che è alla portata di tutti. Andiamo a vedere quali sono gli ingredienti, la preparazione e dai, iniziamo a prepararle insieme. Per prima cosa andremo a sbollentare le due melanzane, quindi ho messo un po' di sale grosso nell'acqua che già bolle, metto all'interno le melanzane, facendole cuocere per circa 10 minuti, girandole di tanto in tanto in modo tale che cuociano su tutti i lati. Gli ingredienti per preparare le melanzane barchetta ci occorrono due melanzane sbollentate in precedenza, mezza cipolla rossa, del pepe nero macinato, delle olive nere denocciolate, capperi sotto sale, un uovo, del sale, due fette di pane morbido bianco, dell'olio extravergine d'oliva e poi del prosciutto cotto, che sono tre fette. Per prima cosa andremo a tagliare a metà le melanzane senza togliere le estremità. Dopodiché con un coltellino piccolo ci aiuteremo a svuotarle della loro polpa e la mettiamo in un piatto, ci servirà per dopo. Intanto vi ricordo di lasciare un like per la ricetta se vi piace, di iscrivervi al canale se vi fa piacere e di attivare la campanellina per non perdere altre mie ricette in arrivo. Ora ci occupiamo della polpa, quindi la tagliamo a cubetti in questo modo. E la metteremo in una ciotola. Dopo aver tagliato la polpa delle melanzane, ora andiamo a tagliare anche la cipolla a cubetti. Dopo aver tagliato anche la cipolla, ci spostiamo ai fornelli. Quindi in una pentola antiaderente metto un filo d'olio, aggiungo la cipolla, la faccio rosolare per circa un minuto. Ora aggiungo la polpa delle melanzane tagliate a cubetti in precedenza. Aggiungo un altro filino d'olio, aggiustiamo di sale, mescoliamo il tutto. Mettiamo il coperchio socchiuso e lasciamo cuocere per circa 10 minuti. Nel frattempo che la polpa sta cuocendo, andiamo a occuparci dei capperi, quindi andiamo a tagliarli a pezzettini. Andremo a tagliare le olive a rondelle, in questo modo. Il prosciutto cotto. Ho ridotto la mollica del pane in pezzettini. Ora siamo pronte ad assemblare tutti gli ingredienti, quindi per prima metteremo la polpa delle melanzane cotte in precedenza in una ciotola. Dopodiché andremo ad aggiungere la mollica del pane fatta a pezzettini. I capperi, il prosciutto cotto e con le mani ci aiutiamo a mescolare il tutto. Dopo aver mescolato aggiungeremo l'uovo, il pepe nero macinato e rimescoliamo il tutto. Dobbiamo ottenere un composto abbastanza morbido e infine aggiungeremo le olive tagliate a rondelle. Dopodiché andremo a mescolare con un cucchiaio. Il ripieno per le melanzane barchette è pronto. In una pirofila andrò a mettere un filo di olio extravergine d'oliva, dopodiché mi aiuterò con le dita a ungere il fondo per bene. Aggiungo giusto una spolverata di pane grattugiato. Dopo aver preparato il tutto siamo pronti a riempire le nostre melanzane, quindi ci aiutiamo con un cucchiaio a prendere del ripieno e metterlo all'interno delle nostre barchette. Ed eccola qui,
Una volta riempita andiamo ad adagiarla nella pirofila e così via andiamo a riempire tutte le altre nostre barchette. Ed eccoli qui. Dopo aver riempito le melanzane, quindi dopo aver formato le barchette, andiamo a formare un gratinato, quindi ci serviranno 3 cucchiai di pangrattato, un filo d'olio. Mescoliamo con un cucchiaio giusto per qualche secondo. Ora andiamo a unirlo al parmigiano grattugiato, che sono 30 grammi, e con le mani mi aiuto a unire per bene questi 3 ingredienti. Perfetto, ora è pronto per essere spolverizzato sulle nostre barchette, proprio in questo modo. Ora andremo a metterle nel forno statico a 180 gradi per circa 30-35 minuti. Ed eccole qua, le mie melanzane a barchetta sono pronte. Ora tocca a voi a replicare la mia ricetta. Io come sempre vi ringrazio, vi mando un bacio e alla prossima video ricetta!